Alla vostra sinistra c'è un vetro pulito 10 minuti fa. Alla vostra destra c'è un vetro che è stato utilizzato per 3 giorni pieni. Notate la differenza? È veramente minima. La parte destra è molto molto pulita. Ci sono arrivato dopo 9 anni, leggendo in giro, guardando, studiando, vedendo come fanno gli altri, quelli che fanno magari meglio di me, e ho capito che il segreto è l'accensione della legna. Ora, in questo video vi mostro come accendere correttamente il camino. Più o meno tutti dicono la stessa cosa. Se guardate il libretto di istruzioni nei camini degli ultimi 10 anni, questo a 9 anni, e il libretto parlava esattamente di quello che vi sto dicendo adesso, ma io non l'ho mai seguito quelle istruzioni lì. Perché il libretto di istruzioni non si legge mai. Però mi è capitato di vedere qualche video lo scorso anno. Ho provato, quindi prima di parlarvene ve ne parlo con cognizione di causa. Vi faccio vedere come si accende correttamente la legna, camino, termocamino, stufa, va bene per tutte le fonti di calore, partendo dall'alto però. E poi vi dico due cose sull'inquinamento della legna, perché c'è, è inutile che ci nascondiamo, la legna inquina. Ve ne parlo dopo la sigla. Bentornati sul canale. Allora, la visione non è forse il massimo perché è un camino usato, non è un camino nuovo da dimostrazione. Lo sto usando, lo usiamo tutti i giorni, l'ho acceso da circa un mese. E il vetro che vi ho fatto vedere prima è il risultato di una diversa fase di accensione che ho utilizzato, che ho imparato a usare in quest'ultimo mese. Come vi dicevo, io per 9 anni ho utilizzato l'accensione, quella classica. Vi faccio vedere quella classica com'è. Non lo accendo, vi faccio soltanto vedere come facciamo tutti, come ho fatto io per tutti questi anni. Legnetta piccola in basso, legnetta media in alto, legna grande sopra e qui sopra, soprattutto, il nostro cubetto accendifuoco, diavolina quello che è. Cosa succede quando accendiamo la legna in questo modo? Io sto leggendo in molti gruppi di discussione sulla metodologia di accensione corretta della legna. Molti che l'hanno accesa sempre in questo modo qui, semplicemente dicono: io l'ho sempre accesa così, mio nonno faceva così, mio padre ha fatto così, io continuo a far così e funziona, si accende. Certo, funziona, si accende. Magari ci mettiamo pure un po' di carta, che è proprio l'ottimo per inquinare il più possibile. Allora, signori, la legna inquina. È inutile che ci diciamo che non inquina perché la usavo i nostri avi, perché l'uomo della pietra ha iniziato a usarla e si è sempre usata così e andiamo avanti così. Bisogna informarsi un attimino, bisogna essere consapevoli di quello che si sta facendo. Quando si brucia la legna, tutto ciò che crea combustione crea inquinamento, tutto. La legna rilascia durante le fasi di combustione le particelle inquinanti PM, PM10, PM2.5 e quant'altro, e degli idrocarburi che alla lunga possono diventare nocivi, addirittura cancerogeni in alcuni casi. Quindi la legna va trattata con moderazione, con rispetto, ma soprattutto dobbiamo cercare noi stessi di minimizzare gli effetti sull'uomo, su noi stessi poi alla fine. Allora, vi faccio vedere l'accensione. L'accensione corretta prevede che la legna più grande venga messa sul fondo. Ovviamente parliamo di legna asciutta, almeno 2 anni di stagionatura al coperto. È importante lasciare lo spazio tra un ciocco e l'altro, perché l'aria deve passare tra un ciocco e l'altro. La legna di media pezzatura la mettiamo sopra. Anche qui ho lasciato uno spazio tra un pezzo e l'altro. Poi mettiamo la legna più piccola. Io quest'anno sto utilizzando solo per l'accensione i bancali. Questo è abete, è un legno veramente molto molto leggero, serve soltanto per l'accensione. Mi avvicino e vi faccio vedere una cosa. Spero che si veda, eh? Ovviamente non è illuminato là in fondo. Ho lasciato lo spazio per mettere qua sopra questo cubetto qui di accendifuoco. Ora, cosa succede? Quando io darò fuoco, si comincerà a bruciare la parte superiore. Dov'è il vantaggio di questa accensione rispetto all'altra? È che nel frattempo che prende fuoco la parte superiore della catasta, che è legna molto sottile, molto asciutta, i gas che partono dalla parte sottostante hanno il tempo di riscaldarsi e di bruciare completamente insieme alle fiamme della parte superiore. Quindi è una combustione più lenta, meno violenta se vogliamo. Non utilizziamo carta ovviamente, qui volendo potreste usare anche i cubetti quelli naturali a base di sostanze naturali, però il concetto è quello di dare il tempo alle fiamme di scaldare la legna da cui provengono. Ora, piano piano, io abbasserò il portellone del camino e lascerò soltanto la parte inferiore come area primaria. Mi avvicino col microfono, però prima vi faccio sentire una cosa.
Lo scoppiettio che vi ho fatto ascoltare è sempre un indice positivo e sempre un buon segno che tutto sta procedendo per il verso giusto. Se non sentite scoppiettio, c'è qualcosa che non va. O avete messo male la legna o la legna è bagnata e quindi non può bruciare. Un'altra cosa estremamente importante durante la fase di accensione è la giusta corrente d'aria. Bisogna aprire una finestra se non avete il giusto ricambio in casa. Altrimenti, se la canna fumaria non tira come dovrebbe, il fumo rimane qui ed esce fuori. Oltre all'odore molto pericoloso, parliamo di monossido di carbonio, oltre ovviamente a tutti gli inquinanti che vi ho detto prima. Quindi non fa assolutamente bene. Se sentite odore di fumo in casa, aprite le finestre e fate controllare la canna fumaria, perché c'è qualcosa che non funziona. Quindi mi allontano e vi faccio vedere. Area primaria socchiusa, aperta. La mia area secondaria è quassù ed è tutta aperta, quindi questa funzionerà dopo, quando avrà preso bene la fiamma e avrò chiuso completamente la paratia. Per ora faccio prendere bene la fiamma, l'accensione, lasciando aperto sotto leggermente. In questo modo abbiamo un ricambio d'aria continuo. Diamo il tempo alla canna fumaria a riscaldarsi, questo è molto importante. Se la canna fumaria è fredda e non si è formato ancora l'effetto camino, il tiraggio è quello che è. Io ho una canna fumaria di circa 6 metri, non è proprio uno scherzo, quindi devo cominciare piano piano a scaldarla per far sì che avvenga l'effetto camino, che i fumi vengano risucchiati. Aprire una finestra in questo caso per me è vitale per dare il giusto ricambio dell'aria. Io vi posso assicurare che in questo istante, pur essendo qui attaccato al camino, non ho il minimo odore in casa di fumo. Tra qualche minuto, roba di una decina di minuti, probabilmente spegnerò, poi vi farò vedere la fase successiva, voi vedrete che le fiamme partiranno anche dal basso e ecco, guardate, stanno cominciando. Cerco di avvicinarmi, guardate lì sotto. Le fiamme piano piano stanno scendendo, piano piano comincia. In questo modo facciamo pochissimo fumo. Adesso purtroppo è buio, quindi anche se esco fuori non ve lo faccio vedere perché tanto non si vede. Giusto nei primi minuti di accensione ci sarà il pennacchio di fumo bianco, dopodiché sparirà quasi del tutto. Si sporca molto di meno la canna fumaria, anche perché non utilizziamo carta e cartone per far partire il fuoco, quindi non c'è quel tipo di materiale che si attacca alle pareti, lascia pulviscolo, lascia le particelle in combustione. Quindi io non uso carta veramente da molto tempo, non la utilizzavo neanche prima, però con questo sistema non serve. Quindi abbiamo una canna fumaria più pulita, un vetro più pulito. Voi da qui non vi accorgete che la parte sinistra l'ho pulita un quarto d'ora fa e la parte destra 3 giorni di usura, quindi è eccezionale da questo punto di vista. Si sporcano molto meno le pareti, la legna si consuma molto più gradualmente e non c'è fumo in casa. Io faccio un'accensione al giorno e la tengo accesa per 6-8 ore. Quindi cosa succede? Ho messo poca legna, avrei potuto metterne molta di più, ma aspetto poi che ci sia un fondo di brace e aggiungo la legna, quella nuova. Ho pulito il termocamino dalle braci solo per fare il video. Ovviamente se c'è un po' di cenere, che è quella di stasera, domani non sto a pulirlo, vado avanti per più giorni e poi quando ho tanta cenere la raccolgo e pulisco il tutto, quindi non c'è bisogno di pulirlo tutti i giorni. Ora io potrei attendere ancora un 4-5 minuti in queste condizioni con l'area primaria aperta, ma voglio farvi vedere una cosa, come si stabilizza la fiamma una volta che io chiudo il portellone davanti e utilizzo soltanto l'area secondaria, quella in cima. La fiamma si stabilizza, tenderà per un minuto circa ad abbassarsi la fiamma. E allora a questo punto, se non si è tanto esperti, si può pensare di dover riaprire di nuovo il portellone per dare aria. Invece no, una volta che si è bruciato l'ossigeno interno, quello che è in eccesso, comincia a lavorare la parte superiore, l'area secondaria, e la fiamma torna ad ardere molto meglio di prima. Un'altra raccomandazione: il camino non è un inceneritore, quindi non ci buttiamo dentro polistirolo, carta, cartone, carta stagnola, che tanto non brucia, poi ce la ritroviamo di nuovo nella cenere, perché la cenere, una cenere bella così fatta da legno vergine, la cenere la possiamo utilizzare nell'orto, che è un ottimo concime senza esagerare, la possiamo utilizzare con le galline perché ci si fanno il bagno. Avere legna buona e avere poi una cenere buona a sua volta è tutto un circolo chiuso. Ecco, se noi ci buttiamo dentro una discarica, mozziconi di sigarette e quant'altro, veramente non abbiamo risolto niente e inquiniamo. Io sono dell'idea purtroppo che negli anni a venire ci limiteranno l'uso del termocamino e del camino e delle stufe a pellet, perché secondo me il discorso ambientale ecologista sta prendendo un po' troppo piede da questo punto di vista, e quindi ci sono altri interessi in ballo. Insomma, non sto qui a parlarvene, ma se avete un attimo di senso critico avete capito dove stiamo andando. Quindi finché possiamo tenerlo, cerchiamo di utilizzarlo in un certo modo e di rispettare l'ambiente il più possibile. Interrompo, attendo 4-5 minuti e poi vi faccio vedere la conclusione. Insomma, sono passati circa 10 minuti, nel frattempo vi faccio vedere com'è, guardate.
La parte sotto, i ciocchi più grandi, hanno iniziato anche loro a bruciare, vedete? Soprattutto quello centrale, quello di destra. Quello a sinistra ancora non ha preso, ma la fiamma si propagherà fin lì, quanto prima. Ormai il fuoco ha preso, non c'è più niente da guardare, nel senso che farà il suo corso. Un'ultima raccomandazione, poi chiudo. Il fuoco deve lavorare con l'aria giusta. Se noi chiudiamo l'aria secondaria, è vero, brucia di meno, ma inquina di più. Quindi, quando si monta un termocamino, come in questo caso, è buona norma mettere un puff. Il puffer è un serbatoio di acqua di accumulo. Il calore prodotto in più che non utilizziamo in quel momento in casa viene accumulato in questo serbatoio di 300, 500 litri, anche 1000 litri. Ci sono dei calcoli fatti apposta tramite dei termotecnici. Quindi la legna deve lavorare con l'aria corretta. Il fuoco non deve essere soffocato. Utilizzando un puffer non abbiamo il rischio di dover buttare via le calorie che non utilizziamo perché magari la casa è già calda. Vengono stipate queste calorie in questo serbatoio di acqua e quando serve, che magari il camino è spento e noi accendiamo il termosifoni, preleviamo l'acqua calda direttamente da lì. Quando io ho bisogno dell'acqua calda per i termosifoni, l'acqua viene presa dal puffer. Quindi io posso caricarlo anche abbastanza e anche per più ore. Non ho problemi di dover scaldare troppo casa perché appunto ho questo sistema di accumulo. È tutto per questo video, ci tenevo a farlo. Ho provato quest'anno questo tipo di accensione e mi sono trovato benissimo, benissimo veramente. A volte bisogna cambiare i preconcetti che si hanno, non sempre ciò che ci insegnavano da piccoli è corretto, le cose vanno avanti, si scoprono cose nuove sempre e bisogna adeguarsi. Ecco, guardate soltanto, poi su queste immagini vi lascio, guardate il tronco di destra che ha cominciato a bruciare dal basso, vedete? Io qui non ho avuto assolutamente fumo in questa casa. L'ultima cosa che vi dico, ma è questa è vitale, lo dico sempre, ve lo dirò sempre, dotatevi di un sensore di CO, di monossido di carbonio. Se il termocamino lavora male, cioè se i gas non vengono scaricati correttamente all'esterno, monossido di carbonio è un gas inodore, incolore ed è mortale. Con un sensore da 30 euro messo nelle vicinanze del termocamino o della stufa a legna ci si può salvare la vita. Datemi retta, spendete 30 euro in più, la vostra vita, la nostra vita vale molto 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 di più, non rischiamo. Su questa perla di saggezza vi saluto, lasciate un like se vi fa piacere, condividete il video, provate ad accenderlo dall'alto, fate una prova 2-3 volte, vedrete che alla fine è il metodo corretto, vedrete che abbandonerete il metodo classico per questo nuovo. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata. Thank you.